Ciao ragazzi e benvenuti ancora a un nuovissimo video di Brazzo Crew. E oggi siamo ritornati con un nuovissimo video sul canale dopo esattamente 2 mesi. Ma esattamente no, però passato un bel po' di tempo. Vi chiedo scusa ovviamente, ma come sapete è successo un po' di tutto nella mia vita questo ultimamente. Sono tornato a Roma, ho rivisto le mie figlie, ho sistemato tutte le mie cose, ho preso tutte le mie cose e sono ritornato in Brasile. Sono in Brasile in questo momento, a Balneario Camboriú. Molti di voi ovviamente già, cioè lo sapete già perché magari mi seguite su Instagram e mi seguite pure sul canale Viola, perché non si può dire il nome. Sono ritornato in Brasile, mi sono affittato una casa, un appartamentino di piccolo, 30-40 metri quadrati. Ma avevo registrato addirittura il volo, tutto il vlog del viaggio Roma-Balneario Camboriú. Purtroppo... mi si è formattata la scheda, mi si è danneggiata, ho perso tutti i file, quindi non ho potuto portarvi più quel vlog. Infatti mi dispiace tantissimo non portarvi quel vlog, perché ci ho perso pure del tempo nel registrarlo, no? Nel frattempo è successo veramente di tutto, sono dovuto arrivare qui, non ho potuto portarvi più contenuti su YouTube perché ho portato il computer, ho portato la telecamera, ho portato il microfono, ho portato tutto tranne i monitor. Sono stato senza monitor per qualche giorno. Nel frattempo mi si era rotto il telefono, ho dovuto ricomprarmi un altro telefono. Guarda, tutte le ielle sono successe a me. Ho dovuto comprarmi una scrivania, quindi ho dovuto prendere una scrivania nuova, mettere tutte le mie cose, ho dovuto mettere internet qui. Adesso sono esattamente 29 giorni che sono arrivato in Brasile. Sto registrando questo video che nel frattempo ho sottovalutato un po' la situazione, perché qui è abbastanza tranquillo, è tutto aperto, tutto, cioè, locali, pub, una specie di discoteche, no, però ci sono dei locali che fanno diventare una specie di discoteca dopo mezzanotte. E quindi ho sottovalutato un po', esci con amici, esci con i ragazzi, fai così, e ho preso il covid. Ormai sono all'ottavo giorno di sintomi, ho tutti i sintomi, dolori, cose, mal di pancia, tutto. Ecco, fortunatamente, questo è mo perché mi è venuto di traverso, mi è andato di traverso la saliva. Però fortunatamente non ho problemi respiratori. Ma quella era la paura più grande mia. Quindi questo video era soltanto per annunciarvi, nel senso per dirvi che sono tornato in Brasile. Questa volta non sono bloccato, ma sono venuto di mia spontanea volontà. Molti di voi mi starete chiedendo: ma le tue figlie le hai lasciate a casa? Come fai con le tue figlie? Purtroppo, la situazione, come sapete, col divorzio, una cosa e un'altra, era quello che era. Per me sarebbe stato difficile ricominciare cercando un affitto, un'altra nuova casa, spendendo dei soldi che non ho in questo momento. Con la pandemia il lavoro è tipo diminuito in maniera spropositata. Per vivere in Italia mi servirebbe circa 2000 euro al mese, perché devo dare mantenimento alle mie figlie, pagare un affitto, che è un affitto almeno 700 euro di affitto. Ho cercato almeno 700 euro d'affitto, più devi dare le caparre, più dovevi mangiare, devo ricomprare una macchinetta stupida pure da rottamare perché stavo senza macchina. Quest'anno è successo veramente di tutto. Allora ho preferito venire qui. Con 500-600 euro al mese mi bastano. Pago 1400 reais, quindi 210 euro, 220 euro al mese di affitto. E il resto mi mangio, sto così. E qua in più riesco a mettere i soldi per mantenere le mie figlie, eccetera. Ritornerò in Italia ogni 2-3 mesi, dipende. Per questa volta ho prenotato per febbraio, quindi ritornerò in Italia a febbraio per qualche settimane, non lo so, un mese forse, e poi ritorno qua. Ho in mente di rimanere almeno un anno in Brasile. Ovviamente se ci sono lavori importanti che devo essere presente in Italia, ritorno tranquillamente. Non so, se avete domande, qualsiasi cosa, scrivetemi qui. Se volete un video specifico dove vi spiego tutta la situazione, ditemelo. Sto così così, vedete, sono un po' gonfio. Anche se sono dimagrito tantissimo qui in Brasile, ho iniziato ad andare in palestra, ho iniziato a fare 200 cose, tutte cose fighe. Ma presto ritorneranno tanti video anche qui sul canale.
canale, perché al momento stavo facendo soltanto live sul canale Viola, quindi se non mi seguite andatelo a seguire. Presto ci saranno novità, ovviamente speriamo finisca subito questo 2020. Quindi è un video molto corto, un video soltanto per dire che sono in Brasile, sono ritornato. Se avete domande, fatemi le domande, seguitemi su Instagram, seguitemi sul canale Viola. Vi saluto, vi ringrazio, vi do un grande, grandissimo abbraccio e al prossimo video. Bella. Ciao.